Premio del Samorante alla 37esima edizione quest'anno. Luoghi Abitanti parte quest'anno con una prima edizione, sempre con accanto la RAI di Napoli e con la grande presenza della città metropolitana di Napoli. Un progetto originale perché parla di cultura intrecciata al turismo e di tutto ciò che arte, cultura e spettacolo possono dare al settore del turismo e del patrimonio. La città metropolitana ancora una volta è impegnata su un'iniziativa culturale, pur non essendo tra le competenze, diciamo, istituzionali, ma noi crediamo in questo tipo di iniziativa. Sì, segna sostanzialmente il cambio di passo di questa amministrazione insieme alla struttura del patrimonio, che finalizzata soprattutto a dare una valorizzazione di tutto il patrimonio artistico-culturale che è presente in città metropolitana. Questo tipo di iniziativa va nella direzione degli obiettivi che si è posta la città metropolitana, perché riteniamo che questi luoghi vadano aperti al pubblico e vadano visitati, e quindi attraverso queste forme di manifestazione è l'occasione giusta per far riscontrare all'intera cittadinanza le meraviglie che questa città metropolitana possiede attraverso questo grande connubio di artisti e soprattutto di novità culturali. RAI Campania è partner da anni del Premio del Samorante, non solo del premio, diciamo, ufficiale che si svolge ormai da qualche anno nel centro di produzione, in auditorium, ma è anche partner di tutte le iniziative che dal Morante qui si sviluppano. E questa di stamattina è ovviamente una di quelle per le quali noi abbiamo il massimo interesse, perché parla di cultura, parla della città, parla di aggregazione, parla della possibilità che le menti positive di questa città si incontrino per sviluppare temi e per trattare argomenti che servono poi a tutta la comunità.